Buon pomeriggio a tutti, sono Marian Sa, technical leader in Keybits. Già vi vedo belli carichi dopo Pierpaolo. Quello che andrò a presentare oggi è un modo per integrare una nuova feature dentro Liferay. Parleremo di WebSocket. Che cosa sono le WebSocket? Nascono come estensione delle socket e servono per ovviare le limitazioni del modello HTTP. Questo, il modello HTTP prevede un'interazione client-server che nasce sempre dal client. Il client invia una richiesta, il server risponde. Non si può mai ottenere un'interazione server-client in quanto il server non conosce chi è il client. Le WebSocket sono un protocollo che consentono una comunicazione full duplex attraverso una singola connessione DCP. Le API WebSocket vengono standardizzate dal V3C e successivamente, sono nel 2011, vengono standardizzate anche dalle IETF con l'RFC 6455. Quindi le WebSocket che cosa hanno che cosa prendono dal modello HTTP? Prendono semplicemente l'handshake e l'acknowledgement. Quindi il client contatta il server, avviene uno scambio di pacchetti per instaurare una connessione persistente. Una volta instaurata questa connessione persistente, sia il server che il client potranno inviare pacchetti sullo stesso canale e quindi senza che vi sia una chiamata da parte del client per sollecitare una risposta del server. Vediamole più in dettaglio. Abbiamo detto che sono bidirezionali, significa che il client e il server sono collegati tra di loro. La connessione è full duplex, quindi sia il client che il server possono inviare contemporaneamente pacchetti sullo stesso canale senza che vi siano collisioni. TCP è il protocollo che c'è sotto tutte le comunicazioni internet. Il client invia una key and shake, è un sistema che adotta il protocollo WebSocket per assicurare una connessione sicura tra client e server. Invia una chiave segreta di 16 bit con codifica B64, al quale aggiunge una magic string e poi cripta tutto con SSH1 e la rinvia al client. La sicurezza è origin based, quindi il server può determinare quale client si può aprire una nuova connessione, quindi validando semplicemente il dominio che è autorizzato, e la trasmissione è mascherata, che significa che ogni comunicazione che via client e server viene inviato una chiave di 4 byte che serve per fare un offuscamento dei dati. Liferay WebSocket. Ad oggi Liferay non ha una vera implementazione del WebSocket. Nello scorso settembre è stato presentato nel blog di Liferay una possibile implementazione del WebSocket. Attualmente il tutto è in fase di review e quindi non è ancora propriamente stabile, quindi non è perfettamente utilizzabile. Liferay utilizzerà per l'implementazione del WebSocket l'edge SR 356, che sono le API Java standard per l'implementazione del WebSocket. Questo permetterà a Liferay di sviluppare sia la parte server che la parte client, se ce ne fosse l'esigenza. Quello che vi presenterò io è come integrare un framework che attualmente già offre come future le WebSocket. Nel caso particolare parliamo di Grizzly New Framework. È un framework che si prefigge come obiettivo quello di sviluppare e mettere a disposizione dei sviluppatori un server. È colpa tua o è colpa tua? È tornato? Ok. Che mette a disposizione un server che sia scalabile e robusto, basato sulle API Java NIO, che sono le nuove input-output API. Questo rispetto alle vecchie permettono una gestione ottimizzata dei thread e delle risorse e dell'accesso alle risorse, che porta notevoli vantaggi. Liferay usa NIO, per capirci. E Grizzly mette a disposizione, oltre alle WebSocket, anche a tanti altri protocolli. Quelli più importanti secondo me sono le GP e SPDI, che sono molto SPDI soprattutto è molto innovativo. Vedremo in prossimo futuro. Ci concentriamo sulle API che ci mette a disposizione Grizzly, in particolare sulle WebSocket.
ci mette a disposizione un'interfaccia WebSocket che viene utilizzata per inviare dati e rimanere e inviare i dati da un point remoto oppure per ascoltare gli eventi innescati dall'endpoint remoto. Un listener che serve per ascoltare quello che avviene nelle varie istanze del WebSocket e fondamentalmente ci mette a disposizione una classe astratta, che è una WebSocket Application, che è quella che noi estenderemo per implementare le nostre applicazioni. Altro punto fondamentale è il WebSocket Engine, un singleton Java. Mediante questo singleton noi potremo registrare o anregistrare le nostre applicazioni. Questo è tutto quello che ci occorre ad oggi sapere sulle WebSocket. Vediamo l'applicazione vera e propria. Come andiamo noi a integrare questo framework? Non so se si vede. Allora, il nostro primo bundle è il, chiamano a me, WebSocket API. Serve per integrare il framework Grizzly all'interno di Liferay. La nostra prima classe è la WebSocket Server, che nient'altro che è un bundle che gestisce il ciclo di vita dell'applicazione, in quanto tramite le annotation activate e deactivate, non so se si vede, gestisce la transizione dallo stato, diciamo, resolved dallo stato active. Che fa principalmente questa classe? Nel metodo activate, quando viene innescato, crea un nuovo server, fa il run server, che nient'altro fa. E va via. Crea quindi, abbiamo detto, un server e una cosa molto importante, istanzia un service tracker, quindi tramite la factory di Liferay, service tracker factory, apre un nuovo service tracker nel quale istanzia un web service tracker customizer. Che cos'è il service tracker? È quel componente che si utilizza in OSGI per rimanere in ascolto su tutti i servizi e quindi poter interagire e recuperare i servizi dal registro. Invece il WebSocket Service Tracker Customizer è quel componente che ci serve a interagire con le nuove applicazioni che andremo a creare. È il componente che, mediante l'estensione del Service Tracker Customizer, che è un'interfaccia di OSGI, ci permette di ascoltare tutte quelle che sono le nostre WebSocket application. Ricordate, abbiamo visto prima, la nostra WebSocket application era una classe astratta di Grizzly. Noi la implementeremo, le estenderemo, avremo le nostre WebSocket application e tramite il service tracker customizer li intercetteremo tutti gli eventi ad servicing. Non si vedono nella slide, ma gli altri metodi sono modify servicing e destroy servicing. In questi metodi, quello che diciamo più interessante per noi è l'add serving. Ogni volta che viene aggiunto un nuovo servizio, recupereremo dalle property del component l'application name, perché se dobbiamo sapere qual è l'applicazione che stiamo inizializzando, e utilizzando il nostro singleton WebSocket Engine lo andremo a registrare, quindi lo andremo a rendere disponibile all'interno del nostro web service, web server. L'ultimo componente per l'integrazione è il BND. Nel nostro BND, oltre a, diciamo, alle property base del BND, che sono il name, il symbolic name e la version, abbiamo l'include resource. L'include resource include all'interno del nostro bundle il jar, in questo caso il jar di Grizzly, e le servlet API 3.1, che servono fondamentalmente a Grizzly per operare. Liferay attualmente supporta soltanto le 2.5. E riesporta, quindi per tutti gli altri componenti che andranno poi a implementare l'applicazione, semplicemente le utilità di Grizzly e le WebSocket, che sono le classi fondamentali che servono. Quindi con questo abbiamo concluso il nostro primo pacchetto, il nostro primo bundle.
Ho pensato di crearvi due esempi. Il primo esempio è una WebSocket Logger Application, per farvi vedere come il server può comunicare col client senza che vi sia una specifica invocazione del client. La Logger può essere un'applicazione utilissima, in quanto possiamo dare uno strumento da pannello di controllo o comunque a qualsiasi utente del portale per vedere i log di Liferay. Ad oggi questa operazione è possibile, bisogna avere accesso alla macchina, conoscere il file di log, mettersi in TL sul file o andarlo ad aprire con qualsiasi editor per vedere quello che sta succedendo. Con questa applicazione chiunque può vedere in tempo reale quello che sta succedendo sulla nostra piattaforma. Come vi dicevo, abbiamo l'application name, LogApp, un nome banale, che è quello che poi andremo a registrare come applicazione. Questo bundle, questo component, registra un servizio di tipo WebSocket Application, quindi verrà intercettato dal nostro Service Tracker Customizer e aggiunto e diventerà un add-on. Poiché estende WebSocket Application, siamo costretti a fare l'override di alcuni metodi. I metodi sono quelli base delle WebSocket, long message, long connect, long close, che ci permettono di gestire tutti gli eventi di una WebSocket. Nel caso particolare, long connect mi serve esclusivamente per registrare il nuovo utente, il nuovo membro che utilizzerà la WebSocket. Long close mi servirà per registrarlo. Long message non mi serve in quanto non sarò in ascolto dei messaggi del client, però utilizzerò un nuovo metodo, un metodo statico utilizzato come utility, il broadcaster. Il mio broadcast, nient'altro che fa, utilizza un'altra feature di Grizzly, che è l'Optimizer Broadcast. Questa classe, come potete ben pensare, è complicato gestire una mole ampia di WebSocket, quindi creare un messaggio e inviarlo a tutte le WebSocket è un'operazione molto dispendiosa. Questa operazione molto dispendiosa ci viene ottimizzata dal framework per creare un unico pacchetto e inviarlo contemporaneamente su tutte le WebSocket. Questo utility nient'altro fa che prendere una lista di WebSocket e in questo caso un parametro di input che per noi è una stringa e inviarlo. Di solito è un JSON, comunque un formato facilmente leggibile dal client. L'altro aspetto importante è il WebSocket Appender. Ho creato un nuovo componente, quindi sempre un nuovo componente SGI, che estende Appender Skeleton per creare un nuovo Appender Log4j. Questo Appender verrà istanziato e registrato in fase di attivazione, avrà la sua, il pattern layout per la formattazione del log come più ci aggrada, e verrà registrato sul root logger. Quindi una volta deployato questo bundle, tutto quello che viaggia sul root logger, quindi tutti i log del portale, verranno intercettati da questo nuovo appender e tramite il metodo append, che è proprio della classe astratta appender skeleton, chiamerà la nostra applicazione, la nostra classe statica di utilità di applicazione, per fare il broadcast su tutte le WebSocket. E quindi avremo l'informazione disponibile sui client. Velocemente guardiamo anche la portlet. La portlet è molto banale, è semplicemente una redirezione verso una GSP nel quale avremo soltanto un div, che è il log container, dove appenderemo i nostri logger, i nostri log. È anche una vista al JavaScript, che è molto semplice anche questo. Abbiamo detto che le WebSocket sono standard V3C, quindi istanzieremo un nuovo oggetto WebSocket che si connetterà verso l'endpoint che avremo creato, quindi LogApp, e quando riceverà un messaggio dal server si occuperà semplicemente di appenderlo con jQuery, visto che abbiamo a disposizione anche jQuery in Liferay 7 nativamente, al nostro div che abbiamo creato. La seconda applicazione invece vuole farvi vedere come poter utilizzare le WebSocket per mettere in comunicazione più client.
Il caso semplice potrebbe essere stata la chat, diciamo che è quello che viene utilizzato maggiormente. Oppure, non so, giochi dove sia necessaria la, diciamo, conoscere lo stato dei propri avversari. Tutte quelle applicazioni che richiedono una comunicazione real time tra tutti gli utenti. In questo caso ho sviluppato una whiteboard, una lavagna, dove gli utenti che accederanno alla portlet potranno disegnare qualcosa e istantaneamente sarà disponibile su tutti gli altri utenti che sono in quel momento collegati su quella WebSocket. La nostra applicazione è molto semplice, anche questa è Standard WebSocket Application per rientrare nel giro del Service Tracker Customizer. Questa è un po' diversa perché ascolta il messaggio del client, quindi sull'on message recupera le informazioni dell'utente. Guardate, io ho messo pure un log info di data per recuperare l'informazione che poi vi sarà visualizzata nella prima portlet fondamentalmente. Utilizzo sempre il broadcaster, però tramite un piccolo filtro Java 8 riesco ad escludere colui che invia per non ricevere nuovamente l'informazione. Quindi l'informazione viene inviata da un client verso tutti gli altri e non verso se stesso. Poi la logica di implementazione è molto simile. Anche questa, la parte di portlet è banale, è semplicemente una redirezione verso una nuova GSP. Questa nuova GSP gestisce un canvas. L'operazione di scrittura all'interno del canvas vengono fatte tramite una libreria JavaScript che è Paper.js. La parte invece JavaScript si complica un pochino. Noi dovremo gestire più eventi, fondamentalmente l'on click, il drag e il click down. Come possiamo farlo facilmente e in un modo che sia facilmente leggibile? Utilizzando degli eventi. UI ci mette a disposizione un pattern che è il publish subscribe. Come diceva giustamente Pierre, UI era un precursore dei tanti pattern che si stanno vedendo adesso in futuro. E il publish subscribe è proprio uno di quelli che è stato il primo ad introdurre. Mediante la classe event target, noi possiamo definire degli eventi custom come se fossero eventi del DOM. Come potete vedere è molto semplice, siamo ormai abituati a utilizzare UI o AUI indifferentemente, la differenza c'è ma è minima. Utilizziamo l'event custom per caricarci questo modulo. Ci possiamo sottoscrivere agli eventi. Di default l'event target mette a disposizione quattro eventi, on, ons after e ons after. Ons e ons after vengono detacciati automaticamente una volta effettuata la prima esecuzione. Tutti gli altri devono essere detacciati manualmente alla chiusura della portlet o quando avviene un cambio di pagina. Gli eventi sono standard e vengono gestiti come qualsiasi evento del DOM. E per la pubblicazione abbiamo visto come anche per utilizzare l'interporter communication sulla FRA 6.2 utilizzavamo il metodo fire event name per poter inviare in broadcast un messaggio di azione dell'evento. Questo evento, oltre a prendere l'event name come parametro, può prendere qualsiasi altro numero di parametri per passarli alla funzione che sta in ascolto. Quindi il nostro codice lato client come si migliora? Se non avessimo usato il pattern publish subscribe, avremmo avuto un message, in questo caso è abbastanza semplice, che gestisce tre eventi, l'on mouse down, il mouse up e il mouse drag. Avremmo avuto le relative funzioni. Col metodo invece publish subscribe avremmo tre sottoscrizioni a tre eventi
è il nostro metodo message che semplicemente fa il fire col nome dell'evento. Il nome dell'evento è un parametro che noi facciamo viaggiare per avere un codice molto più snello e leggibile. In tutto questo, ora vi faccio vedere una demo se ci riusciamo. Il browser si vede? Come potete vedere, ho le due portlet presenti in pagina. Banalmente comincerò a disegnare su una portlet e istantaneamente vedrò il risultato sull'altra portlet. Non sono un grande disegnatore. Come potete vedere anche dal log, tutte e due le mie portlet ricevono le informazioni dal server senza nessuna interazione. Io posso disegnare anche sull'altra portlet e automaticamente avrò l'interazione su The Client. Faccio notare che sto utilizzando Firefox e Chrome, ma potrei utilizzare anche Internet Explorer. Ormai le WebSocket sono uno standard, quindi sono ampiamente supportate da tutti i browser. Non è più, insomma. Come tu giustamente sottolinea. Arrivo alla fine. Non so se ci sono domande, qualsiasi cosa. Qua abbiamo i link dove poter trovare i riferimenti al framework e a tutte le informazioni raccolte. Grazie a tutti. Bene. Velocissimo. Grazie Mario. Ho recuperato. Hai recuperato ampiamente. Se ci sono domande, no. Perché c'è sulle performance. Praticamente stiamo tirando su un nuovo web server. Il web server è completamente indipendente da Liferay. È ampiamente customizzabile. Grizzly ha le sue proprietà di configurazione per gestire il numero di thread, un pool di thread, per abilitare le operazioni bloccanti o non bloccanti di I/O, quindi è customizzabile. Ovviamente è un'architettura che è molto dispendiosa dal punto di vista di performance, perché ogni client mantiene una connessione persistente, quindi si può immaginare che l'impatto sia notevole, però è un framework che sta ampiamente in produzione sotto altri, diciamo, aspetti. Questa è un'integrazione in Liferay, non dovrebbe avere impatti sulle performance di Liferay. Si può scalare facilmente. Sì, ovviamente Liferay è la parte finale del problema, perché se sei all'interno di una rete poi hai i vari nodi davanti che devono essere aperti, soprattutto il firewall. Molti firewall bloccano le connessioni WebSocket, quindi, e anche loro devono essere tarati per sopportare il traffico e le connessioni aperte. Ulteriori domande? Lasciamo la parola a Giuseppe. C'è un'ulteriore domanda. Si poteva fare anche con la 6.2? Con la 6.2 la potresti fare diversamente. Avevi Tomcat sotto o comunque un application server che era più facilmente accessibile, avevi l'implementazione WebSocket di Tomcat. Non avresti avuto la necessità di inserire un framework esterno. Sicuramente l'architettura sarebbe stata diversa. Qua la cosa fondamentale che si vuole ottenere è avere un'implementazione di un'integrazione di un framework che sia pluggabile. Io posso creare n plugin, n WebSocket application che esporranno le mie applicazioni, saranno indipendenti l'una dall'altra, via dicendo. Sicuramente l'implementazione che farà Liferay sarà pluggabile. Quello che vi verrà chiesto sarà semplicemente di sviluppare un component che estenderà Endpoint, che sarà
che è la classe interfaccia delle GSR native di Java per l'implementazione delle WebSocket. Quindi in futuro non avrai più bisogno di questo modulo, svilupperai semplicemente il tuo endpoint che utilizzerai fondamentalmente gli stessi metodi e sarai completamente integrato in Liferay. Sì, il vantaggio di questa integrazione o di quella poi ufficiale è che non mi devo preoccupare della plugabilità, che su Liferay 6 Tomcat nativo mi devo smazzolare io in qualche modo. Esattamente. Stiamo condividendo tramite l'export del bundle tutte le API di Grizzly a tutti i bundle. E quello è il vantaggio. Non sto condividendo invece l'implementazione delle servlet API 3.1 per non andare in conflitto con gli altri bundle. Questo me lo garantisce l'isolamento del class loader di OSGI, che se no non avrei. Cioè, un vantaggio proprio di OSGI. E poi ho implementato le WebSocket, allo stesso modo posso implementare altri protocolli. Bene, c'è ancora tempo per un'ultima domanda, se c'è. Se non c'è, ringraziamo ancora Mario. Grazie Mario. Grazie. E chiamerei sul palco Giuseppe.